Jump, jump. Ciao a tutti ragazzi, welcome guys in un nuovo appuntamento con Jump Jump TV. Oggi vi torno a parlare di Cobra Kai 6. Avevo portato la recensione della prima parte di Cobra Kai 6 giusto ieri e oggi ho deciso di portare delle analisi, delle teorie per quanto riguarda il proseguimento di stagione che avverrà la seconda parte a novembre e poi la terza e ultima parte di Cobra Kai 6 sarà rilasciata nel 2025, probabilmente a gennaio, anzi non probabilmente, quasi sicuramente, perché appunto c'era scritto così in diversi siti. E oggi parlo di quello che potrebbe essere il proseguimento dei nostri ragazzi e anche degli adulti di Cobra Kai, del franchising uscito fuori da Karate Kid. E quindi let's go, partiamo. Però prima di tutto vi chiedo un like se avete gradito o se gradirete i miei contenuti e un'iscrizione che a voi non costa niente, per me è davvero tanto, per farmi capire che questo progetto che sto portando qui su YouTube vi piace. E se volete seguirmi ulteriormente vi consiglio di seguirmi anche sulla pagina di TikTok dove mi chiamo per l'appunto Jump Jump. Eccoci qua ragazzi, allora la fine di Cobra Kai 6, la fine della prima parte di Cobra Kai 6 ha riservato, diciamo, non tante sorprese, perché alcune cose della trama potevano, come ho pensato io, essere scontate. Se a me, ragionandoci, mi sono sembrate molto scontate come avvenimenti accaduti, ma andiamo, facciamo un passo indietro. Abbiamo visto che alla fine di Cobra Kai 6, della prima parte, gli equilibri che si erano stabiliti durante quasi tutta la prima parte della sesta stagione e anche in gran parte della quarta e quinta stagione sono un po', diciamo, caduti, sono un po' andati fuori binario, se così si può dire, perché abbiamo visto una sorta di disputa, di discussione un po' accesa fra Johnny e Daniel, che hanno avuto sempre dei contrasti, seppur lavorando insieme nelle ultime stagioni, hanno sempre avuto dei contrasti fra loro già dai tempi del torneo del liceo del All Valley, dove Daniel vince contro Johnny e si sono portati questa rivalità, anche se placata da tanto tempo, è riaccesa nelle ultime puntate, nell'ultima puntata, quando c'è stato un battibecco fra i due a causa della scoperta di Daniel sui fatti non raccontati, su anche delle cose un po' brutte compiute dal maestro Miyagi verso diciamo altre persone, e diciamo per lui, che lo considerava, diciamo, un mito, ha fatto sì che durante una discussione si è accesa di nuovo la fiamma con Johnny, e Johnny gli ha detto: noi dopo il Seikai Teikai non ci vedremo più, non saremo più in contatto, perché voglio allontanarmi da te. Però andiamo per gradi, questa è una cosa un po' meno importante rispetto alla trama. Altre cose che sono avvenute era il discorso dell'equilibrio ormai fra i vecchi membri del Cobra Kai, che, diciamo, sembrava essere del tutto morto e che si sono uniti al Miyagi-Do, e dei vecchi membri del Miyagi-Do, e sembrava esserci un equilibrio fra i ragazzi, equilibrio che si è un po' smontato, un po' meno per quanto riguarda alcuni membri, però maggiormente per Tori che sarà protagonista, comunque una delle protagoniste maggiori della sesta stagione per quanto riguarda la seconda e la terza parte, a mio parere. E Tori, che era arrivata al Miyagi-Do dopo tante manipolazioni anche da parte di Chris e poi anche da Terry Silver, e anche, diciamo, i suoi litigi con Sam e con altri membri, diciamo, con altri personaggi del cast di Cobra Kai, a un certo punto in questa sesta stagione la vediamo finalmente al Miyagi-Do. Però dopo la morte di sua madre e dopo l'ultima manipolazione di Chris, lei ha deciso di partecipare al Seikai Teikai con il nuovo Cobra Kai di Sensei Chris, John Chris, e della Sensei Kim. Infatti la vediamo negli ultimi frame comparire a sorpresa con il kimono del Cobra Kai. E tutti si sono, soprattutto Daniel, Johnny e il team Miyagi-Do, vedendoli, perché vediamo l'ultimo frame
nel tatami grande con tutti i dojo vedendoli, loro praticamente sono sbalorditi che Chris è ancora a capo del dojo e che il dojo che comanda ha preso di nuovo il nome di Cobra Kai. E ci saranno secondo me delle situazioni, soprattutto iniziali, con sto discorso di Chris che praticamente è lì. Prima di parlarvi, diciamo, delle situazioni che credo che siano più importanti, andiamo ad analizzare appunto sta cosa. Come potrebbe aprirsi la seconda parte del sesto capitolo di Cobra Kai? Appunto con il discorso che Daniel cercherà in tutti i modi, soprattutto nella prima puntata o nella seconda, tra le prime puntate, di far arrestare Chris, perché ricordiamo che John Chris è praticamente evaso dal carcere in America. E ora ce lo ritroviamo lì in un torneo mondiale, quindi Daniel cercherà, secondo me, in un primo momento di fermare Chris e di bloccare il suo dojo. Secondo me si vedrà questa cosa qui, o comunque bloccare solo Chris e consegnarlo alle autorità. Ma poi, secondo me, verrà fermato da Johnny o da Chosen, che gli diranno qualcosa tipo: ma lascialo combattere, vinciamo il Cobra Kai una volta per tutte anche con Chris al comando, e poi le autorità le vediamo di chiamarle dopo. Secondo me andrà più o meno così, e questa è una cosa, diciamo, non fra le principali che vedremo, perché, come ho detto, la trama si concentrerà molto, anzi quasi esclusivamente, sui nuovi ragazzi, sui vecchi ragazzi del Cobra Kai cast, io intendo. Quindi Miyagi-Do contro il Cobra Kai nuovo, su tutti, magari qualche personaggio sporadico dei nuovi dojo che vedremo al torneo, e sul discorso dei ragazzi e di chi vincerà, perché tutto sarà concentrato sul torneo e chi vincerà il torneo. Ora passiamo al discorso forse più importante, al personaggio più importante, ovvero quello che diventerà uno dei personaggi chiave di questo Cobra Kai parte 2 e 3 della sesta stagione, ovvero Tori. Perché Tori si è unita al Cobra Kai di nuovo? Questa è una cosa molto scontata che quasi sicuramente, non so se daranno delle spiegazioni proprio loro a livello di trama, o se è successo così e poi andrà a definire il tutto durante le puntate. Come ho detto, si è unita al Cobra Kai per il discorso logico che praticamente lei aveva perso la madre nel combattimento per decretare chi era il capitano femminile del torneo per quanto riguarda il Miyagi-Do, è stato interrotto, e lei questa cosa non l'ha gradita. In più, con la manipolazione di Chris, lei per questo, secondo me, ha scelto di tornare con il Cobra Kai. Sarà la domanda che si fanno tutti: sarà di nuovo spietata? Sarà di nuovo una vera Cobra Kai? Secondo me, nì. In che senso nì? Nel senso che sicuramente combatterà per vincere, combatterà molto violentemente contro i suoi ex compagni e contro tutti quelli che si scontreranno con lei. Però non sarà sleale. E secondo me, in una parte di questa seconda e terza parte, vedremo che lei ci ripenserà, cioè vorrà tornare sui suoi passi, però non vi so dire se poi a un certo punto si rifiuterà di combattere categoricamente per il Cobra Kai, se si può in qualche modo riunire al Miyagi-Do per una magari regola per cui, siccome lei prima faceva parte del Miyagi-Do, nell'iscrizione può ritornare. Non ve lo so dire se combatterà per loro, ma secondo me a un certo punto lei tornerà fra i buoni, forse verso il finale, forse dopo il torneo stesso. Però secondo me ci sarà un ripensamento emotivo, almeno emotivo sì, però combatterà con tutte le forze per vincere, che secondo me è la cosa più giusta. Però ripeto, secondo me non sarà sleale come vuole Chris, anche perché ripetere le stesse cose, gli stessi errori che lei aveva ammesso di aver fatto perché manipolata da John Chris e manipolata dal Sensei Silver, da Terry Silver, non tornerà, diciamo, sui passi vecchi, sulla vecchia via, ok? Per quanto riguarda i nuovi ragazzi saranno, secondo me,
quelli diciamo del dojo appartenenti al Cobra Kai saranno i più cattivi combattenti, come è normale che sia, come è normale nello spirito del Cobra Kai, e secondo me il più temibile sarà quello che abbiamo visto di cui non ricordo il nome, che sarebbe il ragazzo su cui ha puntato fin dall'inizio delle prime puntate della sesta stagione, Chris, ovvero il ragazzo più irascibile del gruppo, che secondo me arriverà anche in finale. Per quanto riguarda gli altri membri mancanti, io ho visto alcune robe di alcune teorie, alcuni hanno detto che potrebbe tornare Aisha per un discorso finale, perché molti fan erano legati a lei come combattente del Cobra Kai, o potrebbe tornare, per mio pensiero, forse come combattente di un altro dojo, perché lei si era trasferita, ma magari ci sarà un altro dojo che ha partecipato e che magari vedendo le sue qualità l'ha contattata, potrebbe essere. Però la cosa più normale, se dovesse tornare a combattere Aisha nel torneo, è essere schierata dalla parte del Cobra Kai, nonostante lei abbia un animo buono e nonostante lei sia molto amica di Sam. Un altro combattente, perché mancava un altro combattente, potrebbe essere o quell'altro ragazzo sconfitto precedentemente dal ragazzo, quello che abbiamo visto dal più stronzo, diciamo, del Cobra Kai, dal più stronzo, diciamo, del Cobra Kai nuovo, potrebbe tornare quell'altro ragazzo che era un po' il capitano della situazione, il capitano degli allievi. Ma secondo me potrebbe anche tornare Kenny nelle fila del Cobra Kai nuovo, anche se per quanto è forte, secondo me non è a livello degli altri allievi della Sensei Kim. Però il fatto di lasciarlo a casa e di non farlo vedere in maniera maggiore, non lo so. Anche se potrebbe esserci un'ipotesi per cui, siccome lui vuole, ce l'ha ancora con Anthony LaRusso, vuole sistemare le cose per lui, con lui, e si vedrà uno scontro fra i due dove a un certo punto chiariranno le cose, secondo me si vedrà. Più in questa chiave potrebbe esserci due chiavi di lettura: o che lui torna al torneo, oppure che si vedranno dei frame in California dove lui si scontra con Anthony, anche per il discorso della purga, perché lui pensa che nel match, quello per decretare chi si sarebbe unito ai sei, lui pensa che Anthony lo abbia purgato a tradimento, invece è stata Devon. Questa cosa si deve anche chiarire. Però potrebbe, come ho detto prima, a sorpresa essere uno dei combattenti del nuovo dojo Cobra Kai. Ok? Molti hanno ipotizzato su Sean, ovvero il fratello di Kenny, che possa tornare e combatterà nel dojo magari del Cobra Kai. Però secondo me è una cosa molto lontana. Secondo me si vedrà però in qualche frame insieme a Kenny, qualora Kenny non si vedesse al torneo, ma si vedesse in Los Angeles, perché secondo me vedremo delle cose a livello da casa di Amanda, di Anthony, si vedrà qualcosa. Ok? Ora passiamo a discorso Chris. Chris, come ho detto prima, potrebbe essere a un certo punto ci sarà un tentativo di Daniel di boicottarlo e farlo tornare in carcere già all'inizio. Secondo me questo non accadrà se non verso la fine del torneo o addirittura alla fine del torneo. Potrebbe succedere che lui alla fine faccia una brutta fine, scusate il gioco di parole, ovvero che non ritorni in carcere ma che muoia in qualche modo. Secondo me è una possibilità molto grande. Ok? Ma come è arrivato lui a passare tutti, diciamo, i discorsi di sicurezza, arrivare in Barcellona essendo un ex detenuto, comunque un detenuto che ancora dovrebbe essere in carcere e che è praticamente evaso? Secondo me ha fatto una roba semplice come avere una nuova identità, cioè nel senso si è creato una carta d'identità falsa in maniera magari più appropriata, perché lui riesce a fare queste cose essendo anche un ex militare, quindi conosce bene, sa come muoversi. Quindi io credo che lo vedremo per quasi tutto il tempo della sesta stagione, anche nella terza parte. Un'altra piccola domanda, altre due piccole domande è: tornerà Terry Silver? Non si è proprio visto. Può essere che tornerà in un piccolo frame, o magari che tornerà e cercherà di recuperare i rapporti con Chris, e che poi tutte e due, o comunque uno dei due,
verranno spediti in carcere. Perché, come ho detto, secondo me qualcuno morirà e secondo me toccherà a Chris. Però questa è una ipotesi molto lontana del ritorno di Terry Silver, perché si è già visto tutto di Terry Silver, il suo ritorno, il ritorno alle origini e il suo poi essere condannato e sbattuto in carcere. Però forse qualche possibilità di qualche sua uscita dal carcere, di qualche suo nuovo ritorno ci potrebbe essere. Però la metto come ipotesi lontana. Ora andiamo al discorso di chi vincerà il torneo Seikai Teikai. Scusate se lo pronuncio male. Secondo me qualcuno del Miyagi-Do al 95%, diamo queste 5% di possibilità che lo vinca qualche altro dojo, sarà così. Però decretare chi vincerà il torneo tra i ragazzi del Miyagi-Do è difficile, perché molti direbbero Miguel, in quanto è uno dei personaggi principali, forse il personaggio principale per eccellenza per quanto riguarda i ragazzi. Molti altri dicono Robby. Io vi posso dire che a sorpresa potrebbe vincere anche Falco, perché sì, ha già vinto, se non sbaglio, anche l'edizione maschile del torneo All Valley, ok? Poi il Cobra Kai ha vinto tutto il torneo per il discorso dei punti. Però potrebbe vincere il Seikai Taikai perché è scelto, diciamo, alla fine in sostituzione di Tori. Quindi potrebbe vincere lui. Molti gettonano come vincita, puntano sulla vittoria di Robby perché non ha mai vinto un torneo importante. Robby ci tiene tanto e secondo me anche il pubblico tiene a questa cosa, quindi potrebbe essere un'opzione. Oppure il più scontato, Miguel, che comunque è, diciamo, ha già vinto con All Valley, è uno tra i più forti lottatori ed è anche quello che il pubblico vorrebbe che vincesse di più insieme a Robby. Però secondo me alla fine ci potrebbe essere una sorpresa. Però fra i tre, io metto fra i tre, che poi è scontata, potrebbe anche vincere Devon, perché comunque fra le femmine, io non so, ragazzi, non so se faranno una divisione fra torneo femminile e torneo maschile, o se faranno una divisione, però poi per lo scontro finale potrebbe capitare una donna contro un uomo. Ok? Non ve lo so dire questo. Però tra le vittorie femminili ci potrebbe essere la sorpresa di Devon, anche se molti gettonano per Sam. Non lo so, non lo so. Però io Devon potrei metterla come sorpresa di vittoria. Cosa più importante di questa trama, ritornando indietro al discorso di Daniel, è il discorso dell'equilibrio che si era creato con Johnny, che secondo me andrà a rinnovarsi nuovamente, perché ora hanno un po' gli animi incendiati, però verso la fine secondo me ci sarà una pace per tutti e resteranno, diciamo, amici. Troveranno quell'amicizia che si stava creando, che si è persa nelle ultime puntate della prima parte della sesta stagione, ma secondo me andranno a risolvere i loro problemi finalmente del tutto. Quindi per questo non vi preoccupate, che secondo me andrà così. Ci sarà secondo me qualche piccolo tentativo di creare scaramucce da parte di Chris. Andrà a mettere zizzania Chris, sicuramente. Però alla fine secondo me trionferà il bene anche nel discorso dell'amicizia. E infine, secondo me, il discorso finale sarà il riallacciamento al discorso col maestro Miyagi. Abbiamo visto che Daniel ha scoperto delle cose molto, delle azioni brutte di Miyagi, che secondo me saranno fatte con un fine, cioè dallo stesso Miyagi saranno state fatte con un fine di aiutare un qualcosa, una persona in difficoltà, o con uno scopo benefico. Quelle azioni brutte, la rapina, se non sbaglio, il discorso poi che lui aveva fatto altre cattiverie. In più il discorso finale, che lui aveva scoperto che probabilmente, anzi sicuramente, il maestro Miyagi partecipò a un Seikai Teikai. Infatti lui ha trovato Daniel quella sua fascia dove c'era la C del capitano, relativa alla stessa C che portano nella fascia da capitano, diciamo, i contendenti per il ruolo di capitano per il torneo. E questo secondo me
alla fine inizierà a chiarirsi, ma secondo me potrebbe aprire quello che è il film che uscirà nel 2025, il nuovo film di Karate Kid, dove, se non sbaglio, c'è anche Jackie Chan. Secondo me ci sarà un collegamento tra il dojo, perché comunque già parlavano di un collegamento del fatto che il Miyagi-Do lui l'aveva preso da altri dojo in giro per la tra Cina e Giappone, se non sbaglio è andata così. E secondo me c'è un collegamento tra il dojo della Cina e il dojo del maestro Miyagi, c'è un forte collegamento, e secondo me potrebbe esserci anche un collegamento con il maestro, con il sensei di John Chris, il nonno della sensei Kim. Secondo me vedremo questa cosa alla fine già alla fine del torneo, alla fine delle puntate. Quindi, per concludere il tutto, come ho detto, secondo me tutto tornerà al suo posto alla fine di tutto il torneo. In qualche modo saranno tutti contenti perché tutti troveranno la loro strada. E secondo me sarà questo alla fin fine. Secondo me anche quelli che ora sembrano i cattivi del Cobra Kai, secondo me, avranno una redenzione. Io la vedo così. E voi, ragazzi, io sono arrivato alla fine. Ditemi cosa ne pensate di queste teorie. Sono teorie che secondo voi possono reggere? O magari no. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima.